Massimo Bellano, pronosticare una sconfitta contro Scandicci è un po' nell'ordine delle cose, però cosa non ha funzionato oggi? Ora dobbiamo rianalizzare un po' di cose. Io parto da quello che mi è piaciuto e muro e ricezione mi sono piaciute molto, perché a muro siamo riusciti a rimanere belli ordinati, abbiamo toccato un sacco di palloni e secondo me abbiamo fatto delle cose interessanti. Di contro, in difesa, secondo me aspettiamo ancora troppo la palla addosso e andiamo a cercarci poco la palla sui tocchi del muro, e l'attaccante, nelle situazioni in cui invece abbiamo muro aperto, siamo fuori muro. Quindi la cosa buona e la cosa negativa stanno un po' là. E poi in attacco mi aspettavo qualcosa in più in contrattacco, invece in cambio palla tutto sommato abbiamo tenuto, tenendo conto che questa è una squadra che ha una fisicità e un'organizzazione davvero di primo livello. Invece in contrattacco, sia la precisione, le scelte dei palleggiatori, sia le scelte dei colpi degli attaccanti non sono state sempre all'altezza della situazione. Ne avevamo già poche perché loro non ci hanno concesso tanto. Quelle poche azioni che abbiamo avuto, secondo me, potevamo e dovevamo giocarle meglio. Hai cominciato con una formazione un po' a sorpresa, con Scola al palleggio, con Nuakalor in 4. Come mai queste scelte? Perché quello che vediamo dall'altra settimana poi dopo suggerisce quello che proviamo la domenica. Poi uno vede la partita e non sa tutto quello che succede, però evidentemente ci sono dei giocatori che più di tanto non possono giocare e quindi dobbiamo gestire un po' le cose in questa maniera, e approfittiamo per far fare esperienza a tutte, anche in situazioni diverse, in ruoli diversi, per vedere un po' come se la cavano. Per cui scelte tecniche e qualcosa dettato anche da quello che poi ci dice l'infermeria. Ma è questo l'assetto del futuro? Mi riferisco prevalentemente a Nuakalor? No, non necessariamente. Dipende sempre dai giocatori che abbiamo a disposizione e un po' poi da quello che vogliamo vedere durante la partita. Per noi queste partite servono a questo, servono per valutare i giocatori in proiezione poi estiva e per vedere le cose migliori per il loro futuro. Adesso ci si rituffa subito con Novara, insomma, un altro impegno difficilissimo per questa squadra che ha bisogno di trovare un pizzico di serenità. No, questo no. La serenità deve trovarla chi non sa ragionare su qual è l'utilità di questa squadra e cosa deve fare questa squadra. E ce ne sono tanti al di fuori del nostro ambiente, perché a livello di federazione, a livello di staff, sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Fuori, secondo me, qualcuno è un po' confuso. E allora, un giorno il Club Italia è la fonte di tutto, un giorno il Club Italia è una disgrazia. Bisogna far pace col proprio cervello qualche volta. Invece credo che per noi il confronto con loro è stato importante, il confronto Novara è importantissimo, poi loro sono alla vigilia della Coppa Italia, quindi è chiaro che sono in un momento in cui da un punto di vista fisico e tattico sono al meglio, perché hanno un appuntamento fra una settimana, il primo step importante stagionale, per cui sicuramente le troviamo in un momento difficile. All'andata, in questo periodo, giocavamo un po' di più con loro, ma perché evidentemente loro dovevano ancora carburare. Ora ci sono delle difficoltà, però va benissimo così, vediamo cosa tiriamo fuori dalla partita di mercoledì.